Prova a farti questa cosa qui che ti racconta il percorso che ci può essere dalla canzone popolare alla canzone d'autore, l'abbiamo chiamata così. Addio amore, ti lascio, finita è la mondata, tengo un altro amante a casa, tengo un altro amante a casa. Addio amore, ti lascio, finita è la mondata, tengo un altro amante a casa, più carino assai di te. Prima cosa da dire, questa è una canzone cantata al femminile, e quindi è una canzone di lavoro, una canzone delle Mondine, le Mondariso, della zona del Vercellese e del Novarese. Più bellino e più carino, più sincero a far l'amore, ci ho donato la vita e il cuore, ci ho donato la vita e il cuore, più bellino e più carino, più sincero a far l'amore, ci ho donato la vita e il cuore, per sempre l'amerò. È una canzone antica, una canzone degli anni 30-40, cantata dalle Mondine in quel periodo lì, ed è una canzone già che dice c'ho un altro a casa che mi aspetta, voglio dire, è una canzone bella avanti per quelli che erano i criteri dell'epoca, quindi la canzone popolare non è affatto una cosa retriva o reazionaria, è una cosa decisamente più avanti rispetto alla canzone. Ti ho amato per 40 giorni, sol per passare un'ora, e adesso che è giunta l'ora, e adesso che è giunta l'ora, ti ho amato per 40 giorni, sol per passare un'ora, e adesso che è giunta l'ora, ti lascio in libertà. 40 giorni non è una roba casuale. Tante volte sentiamo delle cose assurde nelle canzoni d'amore. Dalla zebra a pois fino, boh, non saprei dirne a una E invece questi 40 giorni non sono casuali. 40 giorni era il tempo che durava la mondatura del riso. Quindi questi erano lavoratori precari, possiamo usare questo termine moderno, assunti per 40 A tempo giorni. determinato. Esattamente, assunti per i 40 giorni. E la libertà è quella di non più lavorare, casa vogliamo andare, casa vogliamo andare. E la libertà è quella di non più lavorare, casa vogliamo andare, ma in cima del vapor. E la libertà è quella di non più lavorare, questa conclusione straordinaria. Ecco, ricordare queste canzoni qui vuol dire ricordare un patrimonio di canti del lavoro che è importante. Oggi le risaie sono deserte perché quel lavoro, per fortuna da un certo punto di vista, quel lavoro terribile lo fanno le macchine. Però nei treni che portano nuovi pendolari e che attraversano ancora le risaie, ecco, nessuno canta più. Si è perso come non lo so, come un linguaggio collettivo. E io penso che i lavoratori che non cantano più collettivamente, che non abbiano più canzoni che li rappresentano insieme, siano un po' più sfruttati. Allora, proprio legato a questa canzone qui, mi è venuta da farne un'altra che parla di queste risaie viste oggi come una specie di luogo dell'anima di tanti. Va come Cristo un treno sopra l'acqua, la gazza è lì posata che non pesa, sta tutta ristagnante una risacca. La memoria in polvere sospesa. Risaie, 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 i chicchi bianchi della fame nera. Risaie, risaie, polvere in terra, tra i sassi alla stazione di Novara. Il corpo della mangano si sfalda. Fondo alla farina di sti grani, rincorre l'onda soffocante e calda del blues che ci cantava la Daffini. Risaie, 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 la croce della fame che sta fissa, risaie, rintocchi di gioia e dolore, odore di campane. Di panissa. Addio, amore, ti lascio. E vanno ancora tristi sul lavoro. Nuove mondine al duro faticare,
precari che non sognano più in coro, sfruttati che non sanno più cantare. Risaie, 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 risaie di noia che ci abbraccia e fa fratelli. Risaie invasate di gioia e dolore fin dall'acciottolarsi di Vercelli. Risaie, 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 risaie. Risaie, risaie.